Buongiorno a tutti, dopo diverse vicissitudini sono riuscito a installare e far funzionare il controller per porta del garage della IoTech, eccolo qua, questa è l'unità principale. Ho avuto diverse difficoltà a associarlo, ma adesso funziona, vi faccio vedere come. È collegato alla corrente, molto banalmente, e al contatto dry del motore tramite un cavetto doppio, semplicissimo, e ha un tilt sensor, eccolo qua, che si mette sulla basculante, che fa anche da tamper sensor, quindi fa sia da riconoscimento dello stato aperto o chiuso, sia da diciamo, allarme nel momento in cui venisse manomessa la porta. Vi faccio vedere rapidamente il funzionamento. Come vedete, in questo momento la porta viene riconosciuta come aperta e io dall'app o dal pulsante centrale del controller posso chiedere la chiusura. In caso di chiusura, il controller lampeggerà per segnalare la movimentazione e effettuerà appunto la chiusura. Funziona perfettamente, molto meglio del controller con relè che avevo utilizzato prima. Vi faccio vedere il funzionamento anche dal pulsante. In questo caso non so perché, onestamente, la musichetta è più sobria e meno inquietante. Viene segnalata l'apertura e viene effettivamente eseguita l'apertura. L'interfaccia del device handler non è per niente male, nonostante il dispositivo sia ormai discontinuato e sia la versione 1.0 pubblicata sulla community SmartThings da Robert van der Voort. Ciao a tutti.